psicologicamente l'ho visto Sarà la oggi. nascita di mio figlio, può darsi. Solo questo? Ma no, adesso sto iniziando piano piano a crescere anche fisicamente. Per me è importante la condizione fisica. Se migliora la condizione fisica, tutto viene più normale, è in automatico. Mi sento partecipe con i compagni, con la famiglia Milan. Per me è importante la condizione fisica, poi c'ho tutto qua. Si sente realizzato in sostanza. Con mio figlio, sì. A livello sportivo anche. Perché se sono arrivato al Milan, anche grazie alla Sampdoria, i 3 anni e mezzo vissuti lì, mi resterà sempre nel cuore, però ormai è un capitolo chiuso. Ringrazierò sempre la Sampdoria, i tifosi e tutto il resto. Poi ripeto, ormai è un capitolo chiuso, adesso devo pensare al Milan e al futuro. Ormai è passato. Però un po' di gusto particolare però a segnare questo gol, forse l'hai sentito. Assolutamente no. No. Perché, ripeto, la Sampdoria è stata parte importante della mia crescita professionale e anche di vita. I gusti particolari è quando faccio gol contro le altre squadre, tranne che con la Sampdoria e col Bari. Franco, volevo chiederti questo, intanto Dove complimenti. sei? Ah, eccolo. Eccolo là. Ordine. Complimenti. Volevo chiederti questo. C'è stato un momento in cui avete pensato che la sorte si stesse accanendo contro di voi e che avete immaginato il peggio? Per gli infortuni. Ah, per gli infortuni? Ma un pochettino sì, perché Ibra non c'era. Pato stava vivendo un momento fantastico e si è fatto male. Speriamo niente di grave. E siamo rimasti a Robinho. Adesso però la squadra naturalmente non può pensare agli infortuni. Sono 2 giocatori fantastici che ci mancano, però per poter vincere lo scudetto ha bisogno di tutti e 25 giocatori che sono in rosa. Dobbiamo fare di necessità virtù. Ciao Anton, ma siccome mancano gli attaccanti c'è proprio bisogno di te a questo punto, ti senti con più Se sono, responsabilità? visto che sono un attaccante, sì. Conti di fare Ma io il massimo di più. l'importante in questo momento qua non voglio pensare a me, all'attaccante o a altre persone. L'importante è che la squadra vinca lo scudetto. Dobbiamo remare tutti nella stessa direzione. Io con tutti e 24 i miei compagni, 25 quelli che sono, dobbiamo pensare a un unico obiettivo: vincere, vincere, vincere. E poi ci importa poco degli altri e dobbiamo vincere questo scudetto in tutte le maniere. Antonio, non hai detto in modo ufficiale, ma mi sembra scontato, la dedica di questo gol e di questa tua prestazione va a tuo figlio, immagino. Assolutamente sì, a mio figlio e mia moglie. È una gioia per chi è padre, può capire la gioia indescrivibile. Veramente, non so come esprimere questa gioia. Veramente sono felice, felice, felice. Posso? Antonio, la Sì. curiosità è femmina, ci spieghi perché l'ha chiamato Christopher? C'è un motivo? Perché comunque è un nome un po' particolare, come l'hai pescato? No, l'avevo deciso Sì. da una vita, avevo però messo in giro Cristiano e Christian a prendere in giro tutti quanti. Sì. Beh. Ma ti piace, cioè, ti piace No, per una... Christopher per Cristoforo Colombo, perché non so di che si tratta. Christopher perché mi piace Christopher, Punto. basta. Con due H che puntualizziamo. Bene, Io ok. sono particolare, mio figlio deve essere come me. Benissimo. Potevi dedicargliene due però di gol, eh? Potevi dedicargliene due, dico, ho avuto quella grandissima occasione, come mai probabilmente No, ma non. sicuramente se era 0-0 lo facevo. Pensiamo a doppietta, dico. Com'è? Pensiamo a doppietta di figli, dico. Sì, ma anche una tripletta. Come no? Una manita. La Samp come l'hai vista? Più scoraggiati, cioè una squadra un po'. Ma il primo tempo non hanno fatto male, a dire la verità. Però io mi auguro solo una cosa, che in un modo o nell'altro la Sam si può salvare. Perché ogni domenica dopo la mia partita chiedo sempre cosa fa, cosa non fa, cosa fa, cosa non fa. Ci tengo molto, spero che veramente di cuore si possa salvare e venire fuori da questa situazione. Domenica c'è Bari-Sampdoria. Siamo a posto.